governo del Bangladesh cerca di fare i conti con l'arrivo in poche settimane di oltre 150.000 rohingya fuggiti dal Myanmar dopo aver patito l'ennesima ondata di violenza. La premier Sheikh Hasina, pur solidarizzando con i rifugiati per questioni umanitarie, fa notare tuttavia di non avere le capacità per offrire loro servizi di base. Siamo esseri umani, so cosa è accaduto. Nel 1971 è successo anche a noi, abbiamo la stessa esperienza. Come sapete, mia sorella è qui con me, ma la mia famiglia è stata assassinata. Abbiamo dovuto vivere come rifugiati per anni, quindi ne conosciamo la tristezza e il dolore. Dal 25 agosto scorso la minoranza etnica di religione islamica ha iniziato un vero e proprio esodo a seguito degli scontri nello stato di Rakhine, dove il buddismo è prevalente. L'utilizzo di parole non avvalorate dai fatti compromette la credibilità. Il gruppo terroristico denominato Arakan Rohingya Salvation Army sta incitando la gente a lasciare le loro case, dando false speranze di reinsediamento in un paese terzo. Il governo birmano nega cittadinanza e diritti di base ai Rohingya perché li considera illegali provenienti dal Bangladesh, nonostante la loro presenza in Myanmar sia ampiamente documentata.